secondo me bisogna fare il tampone. Ringrazio innanzitutto voi e fate un applauso a uno dei sindaci più apprezzati non solo del Lazio ma d'Italia. La Raggi è indietro di 60 posti. Vabbè, quindi grazie a Nicola, grazie agli amministratori. È martedì pomeriggio, sono le 3:30, la gente per essere qua ha preso permesso magari dal lavoro, dall'ufficio, dallo studio, dal negozio, e quindi vi dico doppiamente grazie. C'è la mattinata in Senato e c'ho altro pomeriggio in Senato a vedere come finisce sto benedetto DDL Zan. E io ribadisco, ognuno è libero di amare chi vuole, ma togliamo i bambini delle scuole elementari dallo scontro politico allo Stato, a qualche associazione. I referendum sulla giustizia sono garanzia che PD e 5 Stelle non potranno perdere e far perdere tempo, perché ogni vostra firma è garanzia che nella prossima primavera saranno non i parlamentari, ma 60 milioni di italiani a decidere quale giustizia si merita il Paese. Io non ne posso più di avere processi che durano 15 anni, gli innocenti in carcere, i colpevoli a spasso, ci sono padri di famiglia rovinati e poi assolti con una pacca sulla spalla dopo 10 anni, e ci sono spacciatori che non si fanno neanche un 15 minuti di galera. Quindi la certezza della pena è fondamentale. E poi uno di quei 6 referendum chiede che chi sbaglia sul posto di lavoro paghi, come paga il medico, l'avvocato, il dentista, l'operaio, il taxista, il parrucchiere, il pizzaiolo, qualunque lavoratrice o lavoratore se sbaglia, può capitare, sul lavoro paga. Una sola categoria di lavoratori se sbaglia sulla pelle del prossimo non paga. La vostra firma ci aiuta a sancire un principio di giustizia e buonsenso: anche il giudice se sbaglia paga, come tutti gli altri lavoratori italiani, perché non ci possono essere impuniti. No, bravo, bravi voi che firmate, noi ci abbiamo messo l'idea, la voglia, però avere 300.000 firme in 15 giorni di luglio sotto il sole o sotto l'acqua vuol dire che la gente c'è. Venendo qua, lo dicevo a Nicola, ho sentito Massimiliano Fedriga che è il coordinatore delle regioni italiane e ho sentito Palazzo Chigi, bisogna occuparsi della salute ovviamente. Quindi invitare soprattutto gli anziani che ancora non l'abbiano fatto a tutelarsi, a proteggersi, a vaccinarsi, ma senza pensare adesso a richiudere mezza Italia, a multare, a inquisire, soprattutto i giovani e i ragazzi. Bisogna mettere in sicurezza i genitori e i nonni, ma senza scherzare sulla salute dei ragazzi, che devono essere liberi di scegliere cosa fare. Io sono contro ogni tipo di obbligo, soprattutto quando entra in casa di ragazzi di 14 e 15 anni con cui bisogna stare molto cauti. Zingaretti diceva, ma Salvini è un matto, dice che i giovani devono stare attenti. No, non lo dice Salvini, che non fa il medico. L'istituto, il comitato tecnico scientifico tedesco, inglese, olandese, belga, irlandese, tutti dicono che sotto i 18 anni, a meno che non ci siano malattie gravi, il vaccino fa più danni che vantaggi. Quindi mettere in sicurezza chi deve essere messo in sicurezza, senza però far vivere nel terrore mezza Italia. Se domani metti il Green Pass per andare al ristorante a Frosinone, escludi più della metà del popolo italiano dalla vita sociale. Io penso che sia un momento in cui bisogna includere, non multare o escludere. Quindi questi sono i principi di chi vuole vivere in un paese libero: libertà educativa, libertà di pensiero, libertà di parola, libertà di impresa, libertà di opinione, libertà di religione, libertà. Se uno vuole vivere sotto costrizione può andare in Cina, o se uno ha nostalgia dell'Unione Sovietica, in Italia dal mio punto di vista si trova male. Oggi abbiamo presentato, e mi taccio, il Dipartimento Integrazione della Lega, guidato da Suad Sbai e Tony Iwobi. L'immigrazione positiva e regolare è un valore aggiunto, però di barchini e barconi non ne possiamo assolutamente più. Non puoi chiedere il Green Pass agli italiani per andare a mangiarsi la pizza e far sbarcare migliaia di persone senza nessun limite, senza nessuna regola e senza
nessun controllo, quindi, perché la salute è salute per tutti, non è che ci sono quelli più pericolosi e quelli che hanno diritto di fare, forcare, uscire, andare, bruciare e incasinare. Quindi in bocca al lupo. Il fatto che in un parcheggio lungo la strada, in un martedì pomeriggio di lavoro, siamo così in tanti, vuol dire che siamo, anzi siete, sulla strada giusta. Quindi fatemi dire a ciascuno di voi, donna, bimbo, ragazzi, giovani e meno giovani, una parola. Io vi do il mio impegno che io non mollo e non mollerò mai. Se voi ci siete, io ci sono. Grazie di cuore a tutti. Viva Frosinone, viva la Ciociaria e viva la nostra splendida Italia. Grazie di cuore, buona vita, buona estate e buona firma a tutti.